Buongiorno mondo, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi ho deciso di truccarmi con voi per chiudere l'anno in bellezza. Non so neanche se riuscirò a pubblicare questo video entro fine anno, ma comunque intanto io registro. Oggi è il 29 di dicembre, quindi siamo veramente agli sgoccioli. Volevo tirare un po' le somme di quest'anno e mostrarvi anche in azione un make-up che magari al momento mi sta piacendo particolarmente. Più che altro ci tenevo a farvi vedere la palettina questa di Charlotte Tilbury, la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever, che è l'ultima arrivata, mi è arrivata proprio il 24, quindi è stato il mio autoregalo di Natale. E niente, insomma, molto easy, ci trucchiamo insieme, vediamo che cosa utilizzare, prodotti nuovi, vecchi, quello che capita sotto tiro. E quindi niente, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, cercherò di truccarmi, magari non so neanche se citerò tutte le cose che utilizzerò, ma comunque ve le lascerò scritte giù nell'info box. Partiamo dal primer. Allora, siccome sono super raffreddata, ultimamente ho ripescato il primer, questo è il Lumilayer di VDL, che è un bellissimo primer, un po' idratante, ma specialmente dà un effetto luminoso alla pelle, super bello. Quindi anche se utilizzo dei fondotinta un po' più coprenti, perché sotto le feste ho comunque preferito sfruttare qualcosa di a lunga tenuta. Questo qua comunque aiuta a dare una base un pochino più luminosa in modo da non sembrare completamente piatta. Questo come video vorrei fosse un po' il riassunto, no? Il recap. Non so da quanto mi seguiate, ma comunque anni fa tenevo un blog, è ancora attivo se vi interessa, è www.likeacandyshop.com, che non aggiorno più da tanto tempo. A prescindere da ciò, comunque avevo l'abitudine, ancora prima comunque di aprire canale, blog, eccetera, di fare un riassunto, un resoconto dell'anno appena terminato, agli sgoccioli, ogni anno, insomma, una cosa un po' più poetica, un pochino più sentimentale. Cosa che ho smesso di fare, e mi dispiace un po' onestamente, perché era un'abitudine che mi piaceva molto e quindi magari vorrei fare questa cosa in modo a voce, insomma, insieme a voi, anche per ragionare un attimino su quello che è stato, su quello che è accaduto. Scelgo anche un fondotinta, che cosa potrei utilizzare? Uso il Le Beige di Chanel. Comunque sì, in sostanza sicuramente. Per me questo è stato un anno molto particolare. Devo dire che non è stato neanche un brutto anno. Ormai siamo abituati con questa cosa del Covid a ragionare sempre in termini negativi, almeno io faccio così, non so se valga la stessa cosa anche per voi. Cioè, quando andate a ripensare agli ultimi anni, chiaramente ci viene in mente come primissima cosa tutto il peggio, no? I lockdown, i contagi, questo, quello e quell'altro. Poi però se estrapoliamo da quel contesto il nostro personale, come ci siamo dovuti riadattare, come le cose sono andate proprio nel nostro piccolo, effettivamente mi sono resa conto che per me perlomeno non è stato un brutto anno, anzi, ovviamente non sono una che si è molto espressa in merito perché preferisco tenerla una cosa privata, personale, comunque. Ve l'ho detto su Instagram, anche qua, che quest'anno ho scoperto di essere incinta, quindi tuttora lo sono, sono circa a metà e quindi per forza di cose è stato un anno positivo, ecco. Grazie a Dio finora è andato tutto bene, non ho neanche sofferto particolarmente il primo trimestre, per ora insomma complicazioni particolari non ce ne sono state, quindi non posso che essere estremamente riconoscente di questa cosa, ma specialmente entro in un anno nuovo con una prospettiva particolarmente bella, ecco. Per quanto mi riguarda, Covid o non Covid, voglio veramente partire con il piede giusto. So che quello che ci attenderà è un cambiamento incredibile, una cosa che sicuramente non avrà solo lati positivi, specialmente all'inizio, ma anche tante difficoltà, riassestamenti, eccetera, però è una cosa che desideravamo tanto e che quindi cioè, ci stiamo già preassaporando il più possibile, ecco. Mi sono stupita molto in particolare di come sto vivendo la gravidanza, e un po' sicuramente perché appunto non ho avuto particolari problemi, il che aiuta tantissimo, perché immagino che chi l'abbia vissuta proprio fin dall'inizio male, magari arriva con un po' più di, come si può dire, cioè la viva peggio, ecco, ci sta tutto, ecco. Io invece di questa cosa non mi vanto, ma sono estremamente riconoscente, quindi quest'anno sicuramente è stato un anno all'insegna della gratitudine, della riconoscenza,
però mi sono stupita di quanto me la stia godendo. Nel senso che per una come me, ipocondriaca e comunque con molta ansia nei confronti di qualunque cosa, la sto vivendo veramente con gusto. Dicevo proprio oggi a mio marito che, non so, in questi ultimi mesi, specialmente in quest'ultimo mese in cui si sono definite molte cose, ho cominciato davvero ad assaporare ogni istante i primi movimenti, cioè ogni tanto quando mi siedo, mi stendo, lo sento muoversi. Tra l'altro lo sento muoversi è perché abbiamo scoperto che aspettiamo un maschietto e per me sono i momenti più belli, mi danno un senso di pace e serenità incredibili. E quindi niente, io me la sto godendo veramente moltissimo. Non ho ancora cominciato a preparare niente, nel senso che siamo ancora completamente sprovvisti di qualunque cosa, tant'è che ad anno nuovo dovremo anche risistemare un po', riarredare casa, nel senso che questa camera in cui io di cui mi sono impossessata fin dal trasloco dovrà diventare appunto la stanza del bimbo, quindi dovrò fare un trasloco in una stanza qua accanto, quindi anche lì adesso appena inizierà l'anno cominceremo ad organizzare un pochino gli spazi, le cose, l'oggettistica, quindi un po' per volta cominceremo a prepararci anche proprio in termini pratici, però intanto ci stiamo godendo veramente tanto il momento, cioè siamo entrambi gasatissimi, contentissimi, non so, è una sensazione molto bella e io quest'ultimo mese l'ho vissuto veramente in uno stato di serenità totale. Sarà anche merito delle feste, sarà merito del riposo su cui posso contare, ma sono particolarmente contenta, ecco, ed è una cosa molto bella perché era tanto tempo che non arrivavo a provare una sensazione di pace così estrema come in quest'ultimo periodo, ecco. Quindi ecco, come primissima considerazione di fine anno vorrei dire che ho solo che da ringraziare per come sono andate le cose, per come stanno andando, al di là della gravidanza, insomma anche nel nostro personale, situazioni di salute, eccetera. Tutto bene, finora tutto bene, anche se di sti tempi onestamente non so neanche più se valga la pena azzardarsi a dire qualcosa, perché effettivamente viviamo in una condizione di estremo disagio, ecco. Però vabbè, smetto anche di focalizzare troppo l'attenzione su ciò, perché se deve succedere succede, siamo tutti vaccinati e quindi ecco, se deve succedere qualcosa nonostante le precauzioni eccetera, si prende quel che viene, sperando appunto che vada tutto bene, ecco. E niente, quindi questa è la prima considerazione. Adesso faccio un attimo mente locale, perché poi una delle gioie della mia gravidanza è quella che il mio cervello elabora cose a piccoli step, cioè non riesco a sovraccaricare la mia testa con troppe informazioni, perché poi veramente faccio un casino pazzesco. So che è una delle caratteristiche della gravidanza, quindi lo appiopperò a quello, anche se in realtà normalmente mi va nello stesso modo, quindi non penso sia solo colpa della gravidanza. Comunque, tornando un attimo al make-up, forse è il caso che io parta con la palette, perché, come vi dicevo appunto, voglio usare la Smokey Eyes Are Forever di Charlotte Tilbury. Questa l'ho acquistata da Cult Beauty perché era in un sconto tipo del 30% un po' di tempo fa, e onestamente, siccome avevo già collezionato altre due sue palette di cui vi parlo sempre e che amo moltissimo, ho deciso di acquistare anche questa perché ha delle tonalità stupende, ma anche delle nuove formule, tipo questa e poi che cos'altro. Comunque sono molto più metalliche, molto più brillantinate, ma ho notato che fanno anche molto fallout. Quindi, prima ancora di incipriare la base, direi che è il caso di passare agli occhi, così faccio quelli, se ho del fallout lo riesco a pulire, anche correggere col correttore, e dopo proseguiamo. Quindi metto un attimo il primer, oggi userò il Painterly Paint Pot di MAC. Ah, e mi faccio anche un attimo le sopracciglia, così faccio tutto e torno. Ok, non resta che decidere che cosa combinare. Allora, intanto apprezzo moltissimo che in questa palette vi sia un color panna e un nero matte, perché per quanto stupido possa sembrare avere appunto questi colori nelle palette, a me tornano sempre utilissimi per il sopracciglio, per sfumare, eccetera. Mi rendo anche conto però che sia indicato per un tono di pelle come il mio, non più scuri. Comunque, ecco, intanto lo userò per andare a pulire sotto il sopracciglio.
Comunque, vabbè, dai, dal punto di vista appunto gravidanza, direi che siamo molto, 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 molto sereni, siamo felici, eccetera. Tra l'altro, adesso parte il totonome. Io ero, ma eravamo già decisissimi nel caso in cui fosse stata una femmina. A parte il fatto che trovare nomi da femmina belli è molto più facile, mi sono resa conto, mentre da maschio è una sfida. Almeno io non avevo le idee chiare da maschio. Quando abbiamo scoperto che aspettiamo un maschietto, basta, sono andata in crisi. Avevo svariati nomi in realtà che ci piacevano. Solo che poi ho fatto un sondaggio su Instagram per chiedere anche a voi consiglio e ci siamo resi conto che ci avete consigliato tutti i nomi che già avevamo in lista. Quindi... la cosa per noi significa che sono nomi molto gettonati al momento, e cosa non vogliamo noi? Un nome molto gettonato. Quindi alla fine abbiamo trovato un'alternativa che onestamente si sente poco e che ho notato non piace a molti, quindi me lo terrò per me, perché poi sapete, con i nomi non riuscite a mettere d'accordo più di due persone per volta, e siccome siamo già io e mio marito d'accordo, tutti gli altri devono essere in disaccordo. Però ecco, ce lo terremo ancora un po' per noi. E, però sì, una fatica porca, veramente. Vabbè, comunque, diventerò la mamma di un maschietto. La cosa mi terrorizza, perché io ero veramente pronta a una femmina. Il maschio, non so, non mi ci vedo nel ruolo, ma sono sicura che lo amerò tantissimo, anche proprio all'idea del bambino, il ruolo di una mamma di un maschio. Però sì, mi ha colta impreparata, onestamente. Allora, ritornando al make-up, che cosa possiamo fare? Qua ci sono dei bellissimi colori chiari, molto luminosi, che sono proprio nella mia comfort zone. Abbiamo un trio di verdi, che sono molto meno nella mia comfort zone. Questo trio super caldo, rossiccio ramato, che ho già usato e non ho voglia di riutilizzare anche oggi. E poi l'ultima fascetta, che è più per uno smokey eyes, che però non voglio fare oggi. Quindi mi sa che punterò semplicemente sui colori chiari e poi magari inserirò il marrone o qualcos'altro degli altri tris. Anche se questo verdone grigiastro potrebbe essere carino anche col maglione. Potrei provare a cominciare con questo anche come sfumatura nella piega dell'occhio, dopo vediamo. Dai, proviamo a cominciare così. Poi, che cos'altro vi posso raccontare? Ah sì, questa, perché stavo un po' ragionando anche sulla questione della gestione del canale, appunto. Perché chiaramente ci sarà un momento in cui magari metterò un attimo in secondo piano, ecco, tutto questo, però come vi ho già anticipato nello scorso video, ci tengo moltissimo a non lasciar perdere YouTube, essendo che comunque si tratta della mia principale passione, il mio hobby, il mio passatempo, il mio diversivo, quindi... chiaramente ci sta a prendersi una pausa per cause di forza maggiore, ma come mi sono assentata quest'estate dopo aver scoperto di essere incinta, probabilmente mi assenterò per un periodo anche quando nascerà il bimbo. Però ci tengo veramente tanto a ritornare poi. E, non so, vedremo, mi lascerò stupire e sorprendere da questa cosa, perché ho visto che su YouTube, per esempio, è molto diverso il modo in cui vengono affrontate le nuove nascite, anche in base a chi gestisce il canale. Cioè, ci sono alcune ragazze che tipo 3 giorni dopo il parto sono già di nuovo a filmare, e le capisco, perché è comunque un momento che ti prendi per te, e se ne hai la possibilità, se c'è qualcuno che si occupa intanto del bambino o comunque se sta dormendo eccetera, e tu hai voglia un attimo di staccare la connessione, di staccare la testa, questo lo vedo tranquillamente come un ottimo diversivo. E invece poi ci sono altre ragazze che magari si assentano per qualche mese e ritornano poi quando sono un pochino più serene, un po' più organizzate. Quindi non so onestamente in che categoria mi inserirò, ma lo scopriremo strada facendo. Comunque sì, ecco, per ritornare al discorso principale, voglio cercare di moderare un pochino più le spese quest'anno, perché fino ad oggi mi sono potuta concedere degli sfizi, dei lussi, perché appunto non avevo nient'altro di cui occuparmi sostanzialmente, ma ho già capito che avere un figlio sicuramente stravolge un pochino questa visione, no? Quindi magari la priorità non sarà più incentrata su quello che ti va di comprarti per te, ma piuttosto su cosa ti serve per il nascituro.
E quindi anche lì staremo a vedere, magari eviterò di, cioè mi devo proprio convincere a non cedere ad acquisti impulsivi, a cercare di risparmiare. Io sono una pessima risparmiatrice, cioè veramente nella mia vita non sono mai riuscita a mettere da parte due soldi. E quindi mi sono comprata, dopo che l'ho visto da un video di Giovanna Lovison, il Kakebo, credo si chiami, che è un quaderno che monitora le spese appunto di casa e quant'altro, e tipo nasce ha origini giapponesi se non sbaglio, e ho cominciato a compilarlo oggi inserendo appunto le spese. Dopo è molto ben organizzato, cioè ci mettete le spese fisse, quindi bollette, affitto, auto, eccetera, poi aggiornate giorno per giorno con, che ne so, le spese alimentari, farmacie, eccetera. Quindi è molto dettagliato, l'ho lasciato giù se no ve lo mostravo. Comunque ho cominciato a trascrivere tipo le bollette, l'affitto, eccetera, e ho detto bene. Cominciamo con questa mentalità, appena mi arriva una bolletta la pago o comunque metto da parte i soldi, che così ho effettivamente la cognizione di quello che ho a disposizione rispetto a quanto invece mi verrebbe fuori a metà mese quando mi decido a pagarle. E cavolo, mi sono resa conto di che razza di spese ci sono in sospeso. Vabbè che poi non è che ogni mese ci siano bollette da pagare, però gennaio è un mese terribile. Mi sono veramente spaventata nel vedere quanti soldi sono già andati via solo per coprire le bollette appunto che sono in scadenza a gennaio e ho detto bene, Elsa, da adesso in poi monitoriamo la cosa con un po' più di attenzione e quindi devo trasformarmi in una risparmiatrice. Non so come, non so in che modo onestamente, però mi ha aperto un po' gli occhi sta cosa, cioè adesso veramente mi ci metterò di impegno e cercherò di diventare un po' più coscienziosa con le mie spese, ecco. Che poi magari di risparmi non ne mettete da parte comunque, perché quello che non spendete per voi lo spendete per la nuova creatura o comunque per altre cose, però perlomeno limitare gli acquisti che non sono strettamente necessari, ecco, non è una brutta idea. Intanto sto continuando a lavorare questo colore che mi piace molto. Se vedete sbavare o troppo sfumato in certi punti, non vi preoccupate perché, ripeto, non ho ancora messo cipria né niente, quindi dopo posso tranquillamente correggere con il correttore a tempo debito. Comunque sì, è un marrone verde grigio, un colore molto strano che onestamente sbatte molto sul mio incarnato, però adesso lo andremo ad arricchire con qualcos'altro. Non ho ancora usato comunque questi verdi, sinceramente, potrebbe anche essere carino sfruttarli. So che non mi stanno particolarmente bene perché questi toni su di me tendono a spegnermi molto l'incarnato, però anche per farveli vedere, guardate che bella luminosità, potrebbe essere una bella idea. Dai, proviamo a lavorare con i verdi oggi, perché dopo andrò comunque ad intensificare un po' l'angolo esterno, anzi lo faccio subito con il marrone dell'ultimo tris. Comunque, ecco, sono molto curiosa di sapere voi come siete messi a livello di gestione dell'economia domestica. Cioè, io lo so che sono una spendacciona, però ecco, non vado mai oltre un certo limite, riesco sempre a tenermi entro i limiti corretti, nel senso che per quello che posso permettermi di spendere, lo spendo attingendo ai miei risparmi appunto raccolti tramite YouTube, pubblicità, eccetera. Quindi quello che spendo per il beauty lo spendo con quello che guadagno tramite i canali social. Il mio stipendio è bassino, quindi comunque poco, cioè si riesce a mettere poco da parte, però ecco, quello normalmente lo tocco solo per le spese domestiche, bollette, eccetera. Però ecco, potrei impegnarmi di più, quello sì, ma sono curiosa di sapere chi di voi ha una particolare abilità nel mettere da parte un po' di risparmi, e specialmente se ci sono dei trucchi, dei segreti che vi aiutano appunto a non strafare, a non straspendere, che potrei adottare anch'io. Devo proprio cambiare rotta. Vabbè, comunque ecco, se vi interessa sto Kakebo, è un libricino veramente accurato, interessante per monitorare ecco, le spese e penso proprio che lo adotterò come sistema d'ora in poi. Allora, prima di proseguire con l'intensificare, il pulire
il trucco, direi che possiamo andare ad applicare questo colore centrale, questo verde bello acceso, su tutta la palpebra mobile. Vediamo come si comporta. Tra l'altro vi consiglio veramente al 100% di spruzzare con uno spray fissante o anche solo dell'acqua questi ombretti, perché sono davvero molto luminosi, ma allo stesso tempo perdono anche abbastanza, cioè fanno abbastanza fallout, così facendo insomma limitato un po', anche se non impedite lo sbriciolamento della perla, ecco. Questo lo stendo su tutta la palpebra. Sì, il verde decisamente non è uno dei miei colori, perlomeno non queste tonalità, perché sono molto, molto spente, molto fredde. E, a parte che adesso la situazione è anche peggiorata dal fatto che non ho il resto del make-up viso, quindi sembra veramente mi sbattano tantissimo. Dopo, quando metterò il bronzer, cambierà anche un po' la situazione, però ecco, non sono molto i miei colori. Però onestamente le formule, queste palette di Charlotte mi piacciono talmente tanto che riesce a farmi piacere dei colori che normalmente non baderei neanche. Poi riprendo il primo colore utilizzato, cioè il primo colore del trio, e con questo sfumo un po' i bordi. E riprendo anche il color panna e userò anche questo per pulire ulteriormente, in modo che non diventi troppo alta la sfumatura scura e troppo scura. Ora vado a prendere, madonna, mi vedo nello schermo qua sotto e sembro tipo Morticia Adams, ma ripeto, aspettiamo un attimo a giudicare. Vado a prendere l'ultimo colore della triade, questo qua verde un po' più scuro, sempre, sempre shimmer, e questo lo andrò ad applicare verso l'angolo esterno per fare un po' di degradé. Ecco qua, questo è proprio un verde oliva. E mi ricorda molto, li avevo anche sfocciati uno vicino all'altro, mi ricorda molto un colore presente nella Starry Eyes to Hypnotize, sempre di Charlotte Tilbury, che aveva appunto un verdone molto simile a questo. Ho tantissimo fallout sulle guance, infatti dopo mi sa che dovrò ripassarci su con del correttore, perché tutte ste bricioline fanno un sacco fatica ad essere rimosse. Per quello dico, se potete evitare di truccarvi prima il volto, fatelo. È che io proprio non riesco a vedermi senza un po' di fondotinta quando mi trucco gli occhi, però per il resto, se riuscite ad evitare, fatelo. Ok, adesso intensifico un pochino l'angolo esterno e prendo il nero della palette, quindi l'ultimo colore, e vado proprio a scurire qua. Beh, comunque in tutto e per tutto, vediamo che altre riflessioni. No, in realtà erano un po' queste le cose. Sicuramente il mio anno è stato incentrato un po' sulla questione della gravidanza, ecco. Il prossimo anno sarà incentrato sulla questione della maternità. Però intanto mi godo questa fase. E, di nuovo, vista la mia personale esperienza, non posso che essere grata e serena anche da molti punti di vista, almeno finora, riguardo appunto alla gravidanza, il che mi ha veramente reso l'anno molto 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 migliore. E sono molto curiosa di vedere come andrà il prossimo anno, se oggi tra 365 giorni ci ritroveremo sempre in questo stato di gratitudine o se sarò già esaurita. Mi sa che c'è spazio, c'è tempo ancora per scoprirla sta cosa, però per il momento veramente mi sento in uno stato di beatitudine incredibile. Veramente non pensavo mi sarei sentita così bene a riguardo. Mi sono anche resa conto di starmi già trasformando in tipo in mamma chioccia, cioè ho un grado di possessività, di gelosia riguardo alla questione appunto della gravidanza che... Oddio, aiutami, apriti cielo per quando effettivamente nascerà il bimbo. Cioè, diventerò una di quelle madri veramente possessive, gelosissime. Anche perché mi rendo... cioè, una cosa che forse non... di cui non ci accorgiamo quando uno non è in attesa, ecco,
è che tendiamo veramente a dire tante cose a chi invece è in attesa della serie, vedrai qua, vedrai là, anche senza malizia, senza cattiveria, magari specialmente da altre madri che hanno già vissuto quelle esperienze, magari hanno anche ragione, però io ho notato che veramente arrivano pareri da ogni dove, cioè tutti pensano di sapere già come tu ti comporterai, quello che tu farai, quello che tu proverai, e come ti comporterai con tuo figlio e come ti sentirai, cioè tutti hanno già le idee molto chiare in merito prima ancora che io possa rendermi conto della situazione. E questa cosa un po' mi... sono un po', ma un po', io sono molto permalosa e mi rendo conto, specialmente adesso, che mi dà molto fastidio quando tutti mi dicono la propria, dicendomi vedrai che farai questo, vedrai che non farai quest'altro, eccetera, come per dire ma cosa ne sapete, cioè aspettate, vediamo, magari avrete ragione, però non mettiamo già le mani avanti, cioè non... essendo comunque la mia prima esperienza in quanto madre, in quanto genitore, perché mettere già tutti dei paletti e dire agli altri che cosa proveranno, che cosa faranno e come si comporteranno? Cioè non capisco onestamente. Poi ripeto, nessuno intende le cose con cattiveria, però la sanno tutti più lunga e quindi questa cosa mi mette molto sulla difensiva. E forse è anche uno dei motivi per cui non amo tanto condividere questa cosa in generale con il pubblico. Ecco, io ve ne parlo pochissimo qua su YouTube perché appunto poi mi rendo conto che un conto è parlarne con la vostra famiglia, i vostri amici, eccetera, un conto è parlarne con degli sconosciuti, perché su via, diciamocelo, cioè che rapporto abbiamo perché voi possiate dare a me o a chiunque altro dei consigli. E così come non mi permetto io di dispensarne ad altri, ecco. Comunque staremo a vedere. Poi ripeto, io sono estremamente permalosa, quindi qualunque roba per me è un attacco personale. Però sì, magari se c'è una cosa che si può imparare, che io di sicuro ho imparato in tutta questa esperienza, che non mi permetterò più di, anche solo scherzando, di andare a dire agli altri che cosa dovrebbero, cioè come si dovrebbero comportare o che cosa dovrebbero fare o non fare. E, appunto, a maggior ragione a chi è in uno stato interessante, perché poi sapete, gli ormoni sono proprio delle brutte bestie. Cioè, giusto un paio di... cioè, qualche giorno fa, cos'è, una sera, si vede che era una giornata proprio no, ho avuto un esaurimento nervoso perché non avevo in casa niente per cena che mi facesse voglia mangiare. Cioè, sono crollata a piangere, disperata, perché quello che volevo mangiare non era a disposizione. C'è una roba veramente assurda, mai capitata e più capitata da allora, però ma proprio come se mi avessero dato una delle notizie più brutte del mondo, non riuscivo più a controllare l'emozione. Boh, quindi figuriamoci quando qualcuno comincia già a discutere di te come genitore della tua vita e dei tuoi figli, quando ancora non ce li hai. Vabbè, mi faccio un attimo la base con bronzer e quant'altro perché non mi posso più vedere in queste condizioni. Non userò niente di nuovo, niente di diverso, quindi su questo skip in modo che il video non duri altri 40 minuti e torno poi per completare il trucco occhi, quindi aspettatemi e ritorno subito. Ok, sono andata un pochino più avanti a dire il vero, ho messo bronzer, blush, illuminante, eccetera, e ho fatto anche la rima inferiore. Detto ciò, il trucco chiaramente è molto bello, nel senso che i colori sono molto belli, però mi manca un po' di sparkle, un po' di brillantini, e quindi mi sa che vado a prendere la palette di Tom Ford, la Golden Mink, e preleverò un po' di questi brillantini qua, che sono di un dorato abbastanza platino, e li userò picchiettati, tamponati sopra alla palpebra.
già meglio, anche se da lì probabilmente vedrete poco. E per finire potrei prendere questo color qua che è super sbrilluccicoso e applicare quello nell'angolo interno dell'occhio. Attenzione perché questo fa tanto 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 fallout, quindi lo spruzzo direttamente e wow! Cioè questo è anche troppo scuro, dopo magari ci passo sopra con qualcosa di un po' più chiaro, ma questo è spettacolare, sicuramente troppo scuro per il mio angolo interno, ma su tutta la palpebra deve essere la fine del mondo, è proprio specchiato. Però, vado a prendere della Retro Palette di Natasha Denona questo color bianco rosato, un po' sporco, perché quello lì riesce veramente ad illuminare molto bene l'angolo interno. E se lo applico sopra così smorza anche un po' l'effetto ipermetallico. Adesso vado a mettere una matita nell'interno occhio, metto un po' di eyeliner, mascara, eccetera, e torno. Valuto se mettere anche già qualcosa sulle labbra o se lo tengo per la fine. Comunque, in tutto e per tutto, ecco, questo è il trucco occhi. Ripeto, questa palette è veramente molto bella. Chiaramente ci sono le solite ripetizioni di Charlotte, perché bene o male questo l'abbiamo visto già in altri tris, cioè in altre palette. Questo, ripeto, è molto simile a quello della Starry Eyes to Hypnotize. Insomma, i colori più o meno si ripetono, sono sempre quelli, però se vi piacciono le formule di Charlotte, se vi piacciono i colori, sappiate che queste palette sono sicuramente quelle migliori a livello proprio rapporto qualità-prezzo, perché sono molto più complete e sono veramente fatte bene. Quindi ritorno tra un istante, così concludiamo anche questo video. Ok, trucco completato. In tutto e per tutto direi che non è uno dei trucchi che meglio mi sta al mondo, proprio perché i colori, questi che indosso sugli occhi, non sono propriamente i miei, ma volevo appunto farvi vedere qualcosina con questa palette che, insomma, magari alcuni di voi può anche interessare, anche perché queste normalmente, finito il periodo natalizio, le si trova anche scontate. Ripeto, io l'ho trovata ancora prima che arrivasse Natale al 30% su Cult Beauty, ma sono sicura che anche sul sito di Charlotte o da Sephora ad un certo punto verranno scontate. Quindi, se vi può interessare, io trovo che queste palette siano sempre molto belle. Se ne avete uno, due o tre, diventano già molto ripetitive, però al di là di quello, ecco, mi piaceva perché c'erano un po' di formule nuove. Quindi questo per quanto riguarda il make-up, poi ripeto, vi lascio tutti i prodotti, se mi ricordo, linkati giù nell'info box con i relativi link. Vi lascio anche il link al Kakebo, quel quadernino che vi dicevo giapponese per la monitorazione, no, per monitorare le spese domestiche. E niente, in tutto e per tutto, riassumendo, secondo me, per me è stato un bell'anno per la mia esperienza personale, per la mia famiglia e tutto. Siamo molto 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 curiosi di vedere come sarà il 2022, come ci organizzeremo, come la prenderemo, come la vivremo, ma ripeto, strada facendo tutte queste cose le scopriremo insieme. E niente, quindi penso che come insegnamento si possa anche trarre questa massima, attenzione. No, più che altro, ormai sono 2 anni che viviamo sempre in questo stato di angoscia, di costante paura che possa succedere qualcosa di quello che ci circonda, eccetera. Però, giusto perché appunto questa situazione probabilmente andrà avanti ancora per molto, è giunta l'ora, secondo me, anche di estrapolare proprio le cose belle da questi periodi. Quindi, dato che la situazione è questa, cominciamo ad isolarla e a capire che cosa in questa situazione invece è buono, che cosa è successo di bello, che cosa possiamo prendere per imparare. E quindi così facendo io mi sono resa conto che quest'anno in realtà in tutto e per tutto è stato un bellissimo anno, ricco di esperienze, di cose, di sorprese, e quindi è questo quello che voglio tenermi nel 2021, non tutto il male, perché poi ogni anno, se non è una pandemia, sono magari altre questioni personali, familiari, eccetera, c'è sempre qualcosa che rovina, diciamo, il quadro generale. E quindi, insomma, è giusto considerarlo, però è ancora più giusto
trattenere, tenersi stretto le sorprese, le emozioni, le esperienze vissute, farne tesoro e ricordarci che appunto anche in un mare di bip ci sono sicuramente delle cose belle che vanno ricordate. E quindi niente, io in tutto e per tutto sono molto molto felice, devo essere sincera. Quindi questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Nel caso non ci dovessimo vedere più per la fine dell'anno o comunque i primi dell'anno, io vi auguro di passare veramente un buon capodanno e di iniziare il 2022 con lo spirito più positivo del mondo. Ci auguro veramente tutto il bene che possa succedere e che questa situazione un po' per volta, insomma, si stabilizzi un po'. Quindi niente, questo è quanto da parte mia, vi mando un enorme abbraccio, un bacio, un saluto e ci rivediamo nel mio prossimo video. Ciao!